Ciao a tutti e benvenuti a Cucinare con Francesca. La video ricetta di oggi saranno patate in salsa verde. Per preparare le patate in salsa verde occorrono mezzo chilo di patate, un mazzo di prezzemolo, uno spicchio di aglio, un cucchiaio di capperi, 40 ml di aceto, 20 ml di olio di oliva e sale quanto basta. Per prima cosa mettiamo a bollire le nostre patate con la buccia. Le lasciamo bollire per circa mezz'ora, più o meno le sentite con la forchetta quando sono pronte, quando sono cotte. Dopodiché le lasceremo raffreddare e le spelleremo. Le patate sono cotte, sono completamente fredde, le ho lasciate raffreddare. Adesso le spelleremo e le metteremo in una zuppiera. Togliamo la pelle per benino. Questo lavoro si deve fare quando sono completamente freddi, se no si sfaldano tutte. Dopodiché le tagliamo a dadini, non troppo grandi. Dopo aver spezzettato le nostre patate, prepariamo la salsa verde. Mettiamo il nostro prezzemolo in un recipiente del frullatore a immersione, dopo averlo ben lavato. Anche i gambi, tutto quanto. Tanto però andiamo a frullare. Il nostro spicchio di aglio. Se non vi piace potete anche togliere l'aglio. Aggiungiamo i capperi. L'aglio. E lasciate il sale, lo mettete al vostro gusto. Se piace il salato, più o meno, vedete voi. E poi frulliamo. Ed ecco qua, dopo alcuni secondi la nostra salsina è pronta. Adesso la andremo a mettere direttamente nelle nostre patate. Dopodiché mescoliamo. Ed ecco qua che le nostre patate in salsa verde sono pronte. Sono un piatto davvero leggero, molto buono e molto facile da preparare. Se vi è piaciuta questa ricetta, lasciate un like ed iscrivetevi al mio canale. A presto!